categoria 23 del ciclocross Chiarabiocchi che avete provincia di Bergamo, porterà all'inizio della Valle Brembana, iniziò a praticare a fuori strada con la società Mountain Bike Sorisole, poi corso per diversi anni. Abbiamo conquistato nelle categorie mondiali di espressione di Treviso, Massimo Di Rotto, questo è il titolo di che interessa tantissimo al circuito. Con quella della Cycling Café vedo nelle prime posizioni la numero 100 che sarà a casa sola, quindi è stata cattiva in curva, si infilano tutte, cazzo, su chi sta porta, subito, sale, sale, via, via, panico, senza creare panico, dalla parte nord, segnalano le imprese, l'applauso degli sportivi per la nuova campionessa d'Italia, una ragazza che saprà veicolare nel modo migliore la maglia tricolore. Lei è Silvia Persico, lei è la prima della classe. Adesso arriva Eva Lechner, seconda Eva Lechner, team esercito, eccola. Il disco del suo Friuli che sta tributando l'ovazione alla terza classificata, eccola, terza, Sara Casasola. Ha vinto Persico con 27 secondi e 6 decimi su Eva Lechner, terza Sara Casasola. Prima tra le under 23 dall'Abruzzo, con onore, brava su strada, bravo nel cross, nata nel 2001. Gioisce anche la famiglia Belciotti, Gaia Realini in quinta assoluta prima. Eccola qua la Nicole. Lei saluta il pubblico, Nicole Pesse, e sale sul podio in seconda posizione. Aleni, chi brava! Development, Nicole Fede, eccola. Ed è campionessa d'Italia, Silvia Persico.
Fast Airport Service. E autorità. Silvia Persico, campionessa italiana Elite, una grandissima vittoria. Quando hai capito di avere la vittoria in tasca? Beh, diciamo che sono partita convinta, sapevo di poter far molto bene, avevo delle buone sensazioni anche nei giorni precedenti e anche già dalle scorse gare. Diciamo che il primo giro ho visto che stavo molto bene, avevo delle buone sensazioni, allora cercavo di spingere, ma non troppo, perché io purtroppo ho un piccolo difetto che appunto do sempre troppo e poi cado e faccio i miei casini, però oggi appunto bisognava tenere la calma e sono molto contenta e diciamo che questo è un punto di partenza per me. Eri davvero concentrata, la Valcar FAS ti dà concentrazione? Sì, diciamo che è una squadra che mi dà molta serenità e molta concentrazione, siamo un gruppo molto unito, sia quello del ciclocross che quello della strada e niente, adesso speriamo di continuare così e di portare in giro questa maglia. Fai un sogno americano? Ah beh, quello diciamo che sognare non costa nulla, quindi sì. Campionessa d'Italia, Gaia Realini, Selle Italia, Guerciotti, Elite. Per queste splendide atlete un grande applauso. Gaia Realini, campionessa italiana Under 23, che grande emozione per te. Sì, diciamo che questa non ho parole per descrivere le emozioni di questa gara, perché comunque sono molti anni che rincorro questo sogno di indossare la maglia tricolore e finalmente dopo molti anni, con molti sacrifici, ci sono riuscita. È stata un'annata particolare e intensa per te. Ricordiamo un tuo arrivo strepitoso ai campionati europei su strada a Trento, ti ricordiamo nella gara di Vermiglio in mezzo alla neve. Insomma, riesci a cambiare tantissimi scenari e ad essere piena di forza e di grinta. Sì, diciamo che noi soprattutto crossisti bisogna adattarsi in base a ciò che troviamo sul percorso. Diciamo che mi sono adattata bene a questo percorso, speravo di fare bene, ci sono riuscita e sono contentissima.